Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Endling. Questa è la prima parte del doppio episodio finale, la seconda uscirà stasera. Oggi ci trasferiamo nei pressi di un campo di rifugiati, ma il cacciatore è sempre in agguato, i cani ci vogliono sbranare male, la bambina sta sempre peggio, almeno sblocchiamo tutte le abilità dei cuccioli. Buona visione! Signori, Extinction is coming. Para, para, para. No, no, non tanto per le nostre volpi, anche se onestamente gli umani ce la stanno mettendo tutta per farci estinguere. Ma tendenzialmente, per questa serie, dobbiamo resistere ancora una decina di giorni e in teoria le nostre volpi dovrebbero essere salve, cioè quantomeno nel gioco. Poi come facciano ad andare avanti in questo mondo che non ha un piede nella fossa, cioè tutto il corpo nella fossa, non ci è dato sapere. Allora, sappiamo molto bene che dovremmo fiutare l'odore del caro buon vecchio Franco. Vecchio, cioè c'ha tipo 3 settimane di vita quel piccolo stellino. Ma vabbè, dettagli, quindi dovremmo scoprire qualche altro dettaglio su cosa sia accaduto al nostro piccolo cucciolo. Dove dobbiamo andare? In questa direzione. Vediamo un po', abbiamo sbloccato qualche... Oh, abbiamo sbloccato, è vero, l'accesso alla nuovissima zona. Mi domando di cosa si tratti. Ok, abbiamo trovato il primo oggetto. Sembra la latta quella per mettere l'olio. Vediamo un po'. In molti mi avete detto che molto probabilmente la ragazzina è la figlia del cacciatore. In effetti è plausibile, sembra che stia piangendo. Oh no, non mi dire che sta male, povera stellina. Ok, occhi aperti, gente. Probabilmente le condizioni di questo mondo si stanno aggravando sempre di più. E anche le condizioni di salute della ragazzina stanno seguendo lo stesso corso, purtroppo. Ok, dovremmo essere vicino alla nuova zona. Beh, di sicuro siamo in parte alle pollerie. Nasce una bontà. Beh, oddio, li abbiamo sterminati tutti. Anche se stavano facendo i chicken McNuggets col 100% di pulcino. Abbiamo trovato... Cos'è? Il kit medico? Aia, mi sembra probabilmente la... Ah, erano per lei le medicine che lui aveva rubato. Ve lo ricordate? Erano per la figlia. Oh, questa zona mi sembra nuova. Sì, cos'è? Forse è il campo dei rifugiati. Mi dicono che ci sono delle prede in zona. Piccolo stellino, cos'hai visto? Hai visto qualcosa? Ha aperto il topolino. Bravissimo Kronk. C'è qualcun altro che vuole procurarsi anche un bruchetto? Signori, avete le abilità? Direi di utilizzarle. Aspetta, ma questa è frutta? Oh, perfetto, siamo riusciti a riempire la loro barretta. In men che non si dica. Mi ero completamente dimenticato che eravamo sulle tracce del piccolo Franco. C'è una trappola lì a destra, quindi occhi aperti. Aspetta un attimo. Questo è un nuovo luogo in cui potersi rifugiare. E vediamo un po' di cosa si tratta. Eh sì, lui ha finito tutte le medicine. Oh no, che facciamo? L'aiutiamo? Cioè, anche se il padre ci ha provato a sparare ripetutamente. Guarda che roba, sì, è una sorta di gigantesca discarica in cui probabilmente vive anche altra gente. Ma il gioco dice, col cocchio, l'onino, è ora di andare a dormire. Va bene, va bene. Per fortuna che i nostri cuccioli si sono nutriti per benino. E quindi non dovremmo avere... Guarda, hanno procurato ancora cibo. E ci sono anche i medicinali. Perché ci sono i medicinali della ragazzina? Ah, beh, ci sono anche i tassi! Li avete visti a destra? C'è mamma tasso col tassetto. C'è il tasso inferiore, il tasso di... Ah, insomma, non parlatemi di tassi che ho problemi col mutuo. Voglio dire tutte cose, non ne voglio parlare. Oh, partiamo di cutscene così di primo mattino. Mi domando cosa potrebbe accadere. Non mi dire che ci rubano un altro cucciolo. Cominciano a scarseggiare di questo passo. Bravo, mi raccomando, vai a divertirti. Oh mio Dio, si soffoca con i cosi lì dietro. No... No, che ti prendi il tetano, porca di quelli per porca. Gian-Pier Francesco. Oh, mi si è bloccato il muso dentro. Dai che magari impara una nuova abilità, a meno che non ci muoia soffocato. Ce la fai? Oh, oh. Oh no. Oh no, 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 ci ho spostati di lì. No! Oh, porca... Ok, lo ha mancato di pochissimo. Ma hai fatto pigliare un colpo? Ciccio, tu tutto bene? Ah, è rimasto lì per parecchio tempo, a quanto pare. Ah, il mio piccolo uccellino. Come fai a non volerli bene? Ah, a posto. Ciccio, datti una mossa che dobbiamo tornare là fuori. I tuoi cuccioli impareranno nuove abilità in determinati luoghi che sto cercando di raggiungere. Porti pazienza, non è che sono le cose a priori. Oh, per adesso devo dire che stanno diventando sempre più utili. Quello che temo è che le suddette... Oh, ma buongiornissimo. Abilità diventeranno indispensabili per riuscire a superare l'ultima decina di giorni. Oh, guardate un po' chi c'è al centro del campo di rifugiati. Allora, abbiamo un paio di punti di interesse che direi di raggiungere. Facciamo attenzione perché c'era anche una trappola da queste... Pa! Ciao, Ciccio, come va? Quindi con la nostra pelliccia vuole comprare i medicinali per la figlia... Non ci dovrebbe essere accorto di noi. Guarda, è pieno zeppo di rifugiati qui.
Ok, dopo vado a procurarmi altro cibo. Diamo comunque un'occhiata in giro. Ciao bambina, come stai? Tutto bene? C'hai le malattie quelle brutte, ne? Ma no, ne hai bisogno più tu? Ma piccola stellina, aspetta che mi faccio fare le carezzine. Dammi le carezzine, dammi il tuo amore umano. Ah, oh, poverina. Sì, certo, tuo padre è tipo un psicopatico, ma dei dettagli. Qualcuno dia delle medicine a questa bambina. Ma no, ma povera. Devono essere avvelenati male dall'inquinamento, sti tizi. Ok, vediamo di proseguire. Ah, ok, correte. No, state buoni. No, no, bambini. Vediamo di proseguire, lasciamo stare l'umano. Per adesso, ho visto che c'era una docile creaturina. Ma come ho detto, per adesso a cibo siamo messi bene. C'è un sacco di cibo da queste parti. E possiamo lasciare qua il segno. Così il pellicciaio si ritroverà dove? Ah, direttamente lì. In verità è un ottimo punto. Aspetta un attimo, c'è anche il teletrasporto del tasso qua in parte. Ragazzi, questa zona è veramente eccezionale. Allora, potremmo anche ritornare forse verso la fabbrica. Non mi dispiace come idea. Forse possiamo raggiungere qualche nuova area. Ok, questi tizi sono decisamente molto più tranquilli. Continuiamo a muoverci. Qua il tizio non ci può sparare. Sì, lo so che è pieno zeppo di cibo. Dobbiamo cercare di essere tuttavia parsimoniosi. Altrimenti non so nemmeno io dove andarmelo a procurare nei prossimi episodi. Hanno dato fuoco a delle gomme. Ma certo, bruciamo gli pneumatici. Mi sembra la soluzione migliore. Allora, occhi aperti bambini. Siamo ritornati all'interno della fabbrica, bene. È una zona nuova, sì. È una zona nuova della fabbrica, avevo ragione io. Vediamo un po', c'è un tizio che fa la guardia direttamente lì. Ok, sembra tutto relativamente tranquillo per adesso. Oh, c'è il cane di guardia, c'è il cane di guardia. Molto meno tranquillo, molto meno tranquillo. Mi sono stracagato in mano. Chi cocchio se lo aspettava il cane? Ok, proviamo ad aggirare il problema. Casomai ricomincio la giornata. Qualora ci fossero zone segrete che non riesco a raggiungere in tempo. Però... spavento! C'era un picciun! Il picciun. Nel frattempo hanno trovato non so dove del cibo. Vediamo un po'. Oh, buongiornissimo, bambini! Ce la fate? Ha entrato un panino non si sa dove. Qua non siamo mai stati. È una zona abbandonata della fabbrica. Allora, diamo comunque un'occhiata in giro perché... sì, il nostro fiuto ci dice che c'è qualcosa qua sopra. Non siamo ancora riusciti a prendere i piccioni. Mi stanno continuando a sfuggire. Se i miei cuccioli riuscissero a darmi una mano... oh! Eccolo lì il piccolo stellino, è l'unico in grado di arrampicarsi per adesso. Vediamo un po'. L'ho visto. Ah, non ce l'ho fatta a prenderlo. Potevo muovermi molto più lentamente. Ma possiamo ritornare qui? In un secondo momento. Che sta succedendo? Buongiorno. Oh, piccolo stellino. Signora, io mi leverei di lì. Signora. Sì, bravo, vai. Che faccio? Oh, madonna, è scivolato di sotto. Ciccio, ci sono i macchinari poco sotto, fai attenzione. Dobbiamo dargli una mano assolutamente. Afferralo per la cadoppa. Perfetto, a posto. Quindi cos'è? Ha imparato una nuova abilità? Oh, ha trovato un uovo? Bravissimo, Kronk. Sì, bravissimo. Bravo. La mamma è fiera di te. Ok. Nuova abilità, appendi. Sì, ma datti una mossa? Ce la fa a scendere? E vabbè. Spider Fox. Aspetta, ora devo capire che strada fare per ritornare indietro. Perché di là è tutto... aspetta. Non è detto che sia tutto bloccato. Vediamo un po' se possiamo prendere questa nuova strada. Cane anche lì. Cane anche lì, porca di quelli per porca. Come facciamo? Presumo che se il tizio ci individui ci manderà contro il cane. Dobbiamo fare una prova appena possibile. Dovrei essere in parte al campo dei rifugiati. Allora, non procuriamoci altro cibo per adesso. E dobbiamo andare praticamente da quest'altro lato. C'è ancora Capitan Furbizia là sopra che ci dà la caccia. Però se noi passiamo da qui possiamo tranquillamente andare a dormire. Gioco dice, ti servirebbe un po' più di cibo, Lon. Ok, proviamo a dare un'occhiata da quest'altra parte. Mister Furbizia è abbastanza distante per adesso. Ciccio, vai tu. Prendi il topo. Vediamo se ce la fa. Dove è andato? Sì, l'ha preso. Bravissimo. Ok, da qua non mi può prendere, vero? No, siamo abbastanza distanti. Ok, si sono riusciti a nutrire, mi consolo. Siamo sul finale della notte. Ciccio, dai, hai un fucile da cecchino. Ok, ritorniamo a casa. Ora la barretta non dovrebbe... perfetta. Un'altra nottata completata con successo. Ma soprattutto un'altra abilità sbloccata per i nostri piccoli stellini. E vabbè. Tutti hanno sbloccato salto in alto. E uno di loro ha sbloccato anche appendi. Porco cane, gente. Due cuccioli hanno tutte le abilità. Perfetto. Ok, quindi ora possiamo salire letteralmente dovunque e loro, salvo intoppi, dovrebbero essere in grado di seguirci.
Oh, gioco, ti ringrazio. Scusate, ma i tassi pagano l'affitto? Ho capito che ci danno il teletrasporto da una zona all'altra, che forse dovremmo utilizzare. Sono curioso di scoprire dove ci porterà. Ok, nuovo giorno, nuovi porchi. E non nel senso che incontriamo maiali, purtroppo. Odorino di Franco. Sì. Allora, diamo un'occhiata in giro. Se abbiamo sbloccato qualcosa, c'è un punto di interesse laggiù. Che dite, ci facciamo un salto subito oppure no? Perché poi se seguiamo la storia di Franco rischiamo di perdere il punto di interesse, purtroppo. Ok, proviamo a darci un'occhiata veloce veloce. Magari il buon Franchino è di strada. Salve signore, non l'avevo visto. Porca mi sono cagato in mano. Signore, sarei una volpe molto impegnata se non le dispiace. Grazie, molto gentilo. Porco cane, qua siamo in campo completamente aperto. C'hai la nonna toroterrima. Allora, dobbiamo... aspetta, posso passare anche dalla ragazzina? Io un po' di cibo lo vorrei. Salve, come va? C'è qualcosa? Non c'è più niente? E vabbè, ti faccio fare le carezzine comunque, perché mi sembra giusto. Ah, piccola stellina, non ti ammalare, non schiattare male male, se mi dici dove è il piccolo Franco. Vabbè, ma quella è la barchetta con cui vanno avanti e indietro, è la mia impressione. Però il piccolo Franco, lui ce l'ha sempre sulle spalle, bastardo. Ok, niente da fare, vediamo quindi di seguire l'odore e andiamo direttamente a trovare... Che succede? Un rumore orribile per un secondo. Ah, era l'uccello! Quindi quel qua che sento ogni tanto è l'uccellino. Pertanto dobbiamo cercare di muoverci con circospezione, che di sto passo rischiamo di finire su una trappola. Ho capito dove siamo, buongiornissimo. Allora, nel caffè apposta c'è una trappola che probabilmente ha messo il cacciatore. Si vede che si è stancato. Signor cacciatore, c'è un tizio che le sta palpeggiando la barca. Porti pazienza. Ah, ci possiamo muovere durante la visione. Ok, buono a sapersi. Qualcuno ha provato a prendere il piccolo Franco? Direi che non è una buona idea e peraltro siamo alla tana del tasso. Oh, molto molto interessante. Porco cane. Vabbè, come ho detto, siamo messi bene a nutrimento per adesso. Quindi il bastardo ha provato a, cos'è, a scambiare le gabbie e a lasciargliene una vuota. Io non lo farei arrabbiare quel tizio, ma fa una paura veramente di proporzioni bibliche. Ok, manca l'ultimo indizio, che si trova in questa direzione. Devo stare molto più attento, però siamo vicini alla zona del tizio che mi ha tirato un'accettata. Mi è rimasta la cicatrice da allora, porco cane. Adesso non rimedierò più dei bei maschioni al baretto. Il fucile è più lungo del tizio, non dico altro. Il tizio ha detto, magari, non lo so, mi faccio i franchi miei. Allora, siamo lì sotto. Ah, quindi abbiamo sbloccato quella scorciatoia. Sì, però non è il caso di andare dal tizio. Ah, ok, ci manca ancora un paio di informazioni. Ok, magari non rompiamo le scatole al tizio, però c'è odore di prede. Ah, dobbiamo tornare là sotto. Aspetta un secondo, magari è respawnato qualcuno. Questa volta stiamo bassi bassi, perché se si tratta di un uccello, dobbiamo cercare di arrivargli alle spalle senza farci notare. Ah no, si tratta di monnezza. Si tratta semplicemente della monnezza. Che cocchio, vediamo se riesco a recuperare almeno un paio di cosi senza soffocarmi male male. Ok. A posto? Non è che va nutrito più di tanto, purtroppo. Vediamo se troviamo qualche altro buon odorino. Sento squit squit da qualche parte. Ah, ok, ci stiamo muovendo in direzione corretta. Piccolo animale squittente. Oh, c'è picciun. C'è il picciun. Preso! Ho preso il picciun, perfetto. Ok, questo ce l'ho. Oh, che succede? C'è qualcuno che potrebbe darci la caccia. Ok, vediamo di ritornare a casa molto ma molto rapidamente. Non mi importa se c'è un altro picciun. Ah, laggiù c'è la bambina. Il problema non è la bambina, il problema è il padre. È il padre che mi mette ansia. Allora, potremmo scendere qua sotto, perfetto. E da qui ritornare rapidamente alla nostra tana. Bambina, vuoi un po' di uccello? Hai detto così suona. Male! Che succede? Bastardo! Ma levati dai maroni! Porco cane! Ho perso la preda? Sì. Aia, mi ha fatto anche male alla zampina. Ma che fa, ci insegue? Beh, oltre qua non può seguirci di certo. Allora, vediamo se può recuperare un po' di cibo, che non sarebbe male. Bambini, andate a recuperare un po' di... No, aspetta, una scatoletta di carne. Quella ci nutre completamente. Scusi, potrei riavere il mio uccello? Dove vuoi è? È sotto? Ok. Bambini, mangiate l'uccello. Aspetta, che adesso ho paura che ci stia ancora inseguendo. No. La zona sembra essere più tranquilla. Ok. Poteva andare decisamente molto peggio. Disse lui prima di arrivare in parte al tizio armato di fucile da cecchino. Non posso neanche correre in queste condizioni. Mi sono fatto malissimo. Corri. Abbiamo rischiato decisamente troppo. Ok, abbiamo comunque lo stomacchino abbastanza pieno. La barretta è quasi al massimo.
il bastardo, santo cielo. Devo probabilmente raggiungere il punto di domanda per lasciare il segno. Che ha fatto? Ah. Che sta facendo? No. Non è che ha messo una trappola, vero? Sta cosa non mi è piaciuta proprio per niente. Ok, stanotte vediamo di tenere gli occhi aperti. Ok, sembra tutto normale per adesso. Allora, abbiamo un paio di punti di interesse che dobbiamo raggiungere quanto prima. Ci sono odori di franco? Niente odori franchigeni da queste parti. Allora, hanno detto che dobbiamo andare poco più avanti e scendere. Il tizio non c'è stavolta. Tutto molto strano. E non c'è neanche la ragazzina, curiosamente hanno lasciato la barca lì. Ok, lasciamo anche l'uccellino. Oh, guarda chi c'è! Il nostro amico! Salve signore, come va? Tutto bene? Sembrano tutti tranquilli sti tizi una volta tanto. Di solito ci provano a sbranare la faccia. Premi X per interagire. Ah, scusa! Non volevo rovinare l'animazione. Ok, è solo una cutscene, niente di più. Signori, l'avete rovinato voi il pianeta? Io non ho fatto nulla, porco cane. Ok, diamoci una mossa. Veloci, veloci. Che succede? Oh, oh. Dire che il tizio di nuovo in agguato. Ah no, sono i signori qua. Corri. Non facciamoci prendere, bambini. Bambini, correte, che ci sono i palpeggiatori di volpi da queste parti. Ok, c'è un altro punto di interesse. Ok, così possiamo lasciare il segno. E il tizio non sarà davanti alla nostra tana. Sì, vai a prendere il cibo tu intanto. Ottimo. Vediamo se riusciamo a recuperare. Ah, aspetta un attimo. C'era la tana del tasso che ci volevo entrare. Vediamo se riesco a raggiungerla nuovamente. Ok, ci basta andare da questa parte e il gioco è fatto. Eccola laggiù. Signor Tasso, buongiorno, mi dà un passaggio? Vediamo un po'. Se ci riporta nella prima zona non sarebbe male, perché abbiamo lasciato un po' di cibo e i pericoli là sono inferiori. Dove... Boia, siamo finiti, gente. Qua sotto? Ah, ok, siamo comunque in parte a un'altra tana del Tasso. Come è collegato sto posto? Aspetta, c'era anche un'altra tana del Tasso sotto casa nostra. C'è comunque un po' di immondizia qui a sinistra. Oh! Abbiamo trovato una scatoletta di carne, per davvero. Ma mi prendi in giro? La barretta è ritornata al massimo. Cosa vuoi di più della vita? Allora, do giusto un'occhiata evitando di prendere la zampina, se possibile. Ci sono un po' di prede comunque, eh. Non è poi così malvagia questa zona. Nel frattempo vi faccio notare che hanno finito di demolire anche il resto degli alberi. Porco cane, aiuto, bambini. Bambini, aiutate la bambina. Ah, mi son fatto male. Cosa sono ste trappole adesso? Da quando ci sono queste? Ma porca di quelli per porca, queste quindi le devo schivare. Peraltro mi blocca il passaggio. Ok. Gente, occhi aperti. Senti, ritorniamo indietro e chi si è visto si è visto. Aspetta che magari uno dei cuccioli te si danno una mossa, peraltro. Si può procurare un piccolo bruchetto della serie meglio che nulla, ci accontentiamo. Ci ho preso uno spavento assurdo. Stanno diventando sempre più intraprendenti con quelle cocche di trappole. Ok, poco male, la notte è quasi finita e... Oh, ci sono delle baccucce. Ok, portiamocele via. E... Da questa parte non mi ricordo se siamo mai stati. Ho paura di finire in una trappola. Era un carrello per un secondo, mi sono spaventato. Vediamo un po'. Ah, ok, siamo in parte alle pollerie. Sì, sì, qua non siamo mai stati. C'era, mi pare, un accesso secondario che ci permetteva di raggiungere la zona superiore. Ah, adesso i cuccioli mi possono seguire. Vabbè, però io qua da qui... Ah, posso saltare da quest'altra parte? Aspetta, c'è un ovetto, ma buongiornissimo. Oh, c'è anche un guardiano qua sotto. Allora, bambini, no, non pre... Porco cane, aspetta, che allora... mi tengo la bacca. Dove è andata la bacca? No, la bacca no. Ah, spero di avere qualche secondo in più. Vediamo un po', le zone sono collegate fra di loro. Le pollerie, da quanto tempo? Aspetta, cerchiamo di stare bassi perché mi sa che probabilmente possiamo anche procurarci un grande e grosso uccellone se siamo fortunati. Vediamo un po', sembra tutto tranquillo per adesso. Ah, gioco dice devi passare da qua sopra. Che casino! È un'intera serie di percorsi che non abbiamo mai affrontato. C'è un ovetto. Aspetta che lo porto via stavolta. Spero se mi prestaste un pollettino. Guarda i pulcini, guarda quanti! Ma no, cioè finiscono dentro la macchina e diventano una poltiglia orribile. Ma che schifo. Ma no, c'era un uccello, dannazione. Oh, aspetta, possiamo usare quell'abilità. Allora, sentite, prendete l'ovetto intanto. Posto? E no, casomai questo lo dobbiamo tenere da parte, gente. No, ho capito che vuoi sfruttare l'abilità. Però no e poi no. Abbiamo già ucciso troppi animali per trarne un beneficio personale.
Ok, oh, c'è il signor guardiano. Ritorniamo per adesso alla nostra tana. E chi si è visto si è visto. Ciao bambino, sembrano tutti tranquilli gli altri tizi. Ok, c'è qualche malvivente, ma per il resto sembrano essere persone affidabili. Ok, una... Ciao Tasso, com'è andata la giornata? Sì, guarda, non ne parliamo. Senti, andiamo a dormire, che ne ho già le scatole piene. Mi ha lasciato della frutta. Ah, è lui che ci portava da mangiare, allora. Però non l'avete mangiata in tempo? Best tasso ever, comunque, eh. È un tasso di interesse variabile, lui. Cioè, dipende che magari gli girano le balle la mattina, non ti aiuta. Però se lo pigli in giornata buona. Ucci, ucci, sento odore di francucci. Stavo per fare la battuta stupida. E in verità ci avevo azzeccato. Allora, abbiamo un punto di interesse là sotto. Probabilmente si tratterà del pellicciaio. Per adesso voglio cercare di raggiungere Franchino. Aspetta che non ci sia il tizio che spara. No. Oh, che è successo qua? Cos'è? Non riesco a capire cosa io stia guardando. Ah, è un pazzo della loro barchetta. Gli si è rotta all'improvviso. Peraltro cos'è? Una sorta di automa su più zampe? Non riesco a capire nemmeno io di cosa si tratti. Ok, continuiamo ad avanzare in questa direzione. Si hanno messo le trappole. Vabbè, ma c'era il tizio? Ah, è laggiù. Ok, occhi aperti, occhi aperti. Dannazione, speravo se ne fosse andato una volta per tutte. Cos'è? Uno dei giocattoli della bambina? Non riesco a capirlo da qua. Oh no, la bambina è caduta. Perché il macchinario si è rotto all'improvviso. E il piccolo Franco come se la passa? Cioè, non che ce ne freghi più di tanto. Voglio essere onesto con voi. Ciao Pollo. Ciao Pollo. Ciao Pollo. Aspetta, perché non abbaia? Ok, prendete Pollo. Prendete Pollo. Ciao Pollo, brutta giornata per te. C'è finta di nulla che è meglio. Aspetta che ci sono i tizi. Noi dobbiamo continuare a muoverci in questa direzione. Correte, 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 correte. Non fermatevi, non fermatevi. E... ok, sempre in questa direzione. Abbiamo trovato la barchetta. Ma no, per annusare abbiamo mollato il pollo. Vabbè, non so quanto nutrirà i bambini. Non penso riempire la barretta. Quindi sono stati costretti a mollare lì la barca e a proseguire a piedi. Chiamiamo la barca, il loro mezzo di locomozione, che è più corretto. Vabbè, ma... ah, credevo ci fosse qualcuno sotto. Per un secondo mi ero cacato. Ok, un'altra sferetta che ci permetterà di trovare il buon Franco. Perfetto, diamo un'occhiata in giro se troviamo un altro po' di cibo. Il tizio... dove è andato il tizio? Beh, non mi ricordo se è da questa o dall'altra parte. Sono profondamente confuso. Corro, 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 corro. Mi sono preso uno spavento, mi sono preso uno spavento. Ah, no, 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 no. Brutto momento. Vabbè, che sta succedendo? Aiuto, aiuto. Bambini, bambini, date una mano alla mamma. Che sta facendo? Ci ha difeso. Nuova abilità, presa, disattiva le trappole. Perché non ci ha sparato? Questa è nuova. Quindi ora possiamo disattivare le trappole. Non ci credo mai nella vita. E abbiamo anche sbloccato un nuovo punto d'accesso. Molto bene. Quando hai trovato un topolino? Ah, era l'esca all'interno della trappola. Ok, quindi adesso possiamo tornare indietro senza il rischio che lui ci spari. Oddio, magari eviterei di rischiare, detto tra noi. Allora, bambini, prendete il topolino. Ok, io... oh, c'è una trappola là davanti. Provo comunque a dare un'occhiata in giro. Vediamo un po'. C'è in effetti qualcosa sotto. No, 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 lui è ancora appostato lì, il bastardo. Apprezzo comunque che ci abbia aiutato. Allora, abbiamo trovato della monnezza. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ah, sembra solamente della monnezza standard. Ah, i bambini hanno la barra completamente piena. Non me l'ho accorto. Allora, utilizzo comunque il teletrasporto di tasso. Questo non l'abbiamo mai usato. Ve lo ricordate? La torre numero 3, gente. Ci hanno veramente riportato all'inizio. Allora, occhi aperti perché comunque... c'era un cocchio di gufo da queste parti, se ricordo bene. Signor gufo, buongiorno. È in zona? Ah, non c'è il gufo. Che buccia di chiurlo, di solito è appollaiato là sopra. Ah, beh, non c'è il gufo lì. Dire che non sia da un'altra parte. Ah, non ci voglio dire bermi, non ci voglio dire bermi. Signora, porti pazienza. Per un secondo ero contento, è stato un errore che non ripeterò. Però c'è del cibo. Oh, tutto molto interessante. Continuiamo a seguire la scia. Magari troviamo un uccellino, qualcosa. È un uccellino, è un uccellino. Tutti bassi, faccio affitto di nulla. Non guardatelo negli occhi. E... preso! Perfetto, questo ce lo portiamo via. Decisamente niente male. Maronne, rivedere queste zone mi fanno salire la peggio depressione. Questo era un corso d'acqua pulitissimo. Qua ci siamo stati letteralmente all'inizio. Ma che roba! Che poi voglio dire, per essere un mondo alla fine, c'è davvero un sacco di gente che produce un sacco di immondizia. Quella laggiù è la casa del... cos'era? Il pescatore? Non mi ricordo chi cacchio fosse. Come poi siamo finiti? Buongiornissimo, c'è della monnezza. Oh! C'è un ovetto? Però devo mollare il pollo.
Ok, senti, molla il pollo direttamente lì. Ho capito, ti do una mano. Vediamo di usare la stabilità, se no... Oh, dobbiamo ritornare indietro? Sta sorgendo il sole? Ce la fai? A posto! Bravissimo, piccolo stellino. No, aspetta, lo prendo io. Prenderlo io, me l'ho detto, rompiscatole. Magari non ravaniamo nella monnezza, perché non mi pare il caso. Non vorrei rimanere soffocato o peggio. Guarda l'uovo. No, ragazzi, vi giuro, mi sale una depressione assurda a vedere sto posto. Che poi non vorrei dire una boiata, ma mi pare che nell'oceano non mi... sì, stanno emergendo persone. Dicevo, non mi ricordo in quale dei tanti oceani c'è praticamente un'isola galleggiante gigantesca di monnezza che si muove lungo le acque dell'oceano mossa dalle correnti. Allora, aspetta che non rimetto i miei santi piedini nella trappola. Ciao. Tu sei cattivo, vero? Perché so di non dovermi fidare? No. Non mi piace proprio per niente. Non mi piace proprio per nulla. Porco cane, come torno indietro? O rimaniamo qua a dormire e domani torniamo dall'altra parte, che mi pare la soluzione migliore. Porco cane, non pensavo che nella prima zona gli umani spawnassero così come non ci fosse un domani. Vabbè, non è un grande problema, come ho detto, fatemi dormire qua stanotte e via. Signori, come potete vedere, abbiamo sbloccato tutte le abilità. Oh, non è una cosa da poco. Però sì, non mi piace l'idea di essere qui. Vabbè, ritorniamo indietro in pochi secondi, non è così malaccio. Sì, ma signori, come facciamo? Non c'è neanche il nostro amico Tasso. Però è tornata la ranocchia, mi consolo. E niente, vediamo di correre velocemente là fuori e ritorniamo alla nostra tana molto rapidamente. Ci sarà il povero Tasso che è iper preoccupato. Allora, siamo di notte, quindi a parte il gufo o qualche altra trappola, dovremmo essere relativamente al sicuro. Oh, peggiore delle ipotesi, ricomincio dal checkpoint. Ci sei rimasto troppo male. Vediamo se c'è del cibo nel frattempo, ma manco per suo grandissimo cocchio. Non c'è né il gufo né la trappola. Yeeey, che culo. Presto, usate le autostrade del Tasso. Parapapà. Bambini, datevi una mossa, forza. Passiamo attraverso i tubi. Non ho capito perché il Tasso si è creato le scorciatoie. Allora, diamo un'occhiata in giro. Ci sono un paio di eventi interessanti. Cos'è come sia cibo peraltro? Dai, non è poi così malvagio. Beh, c'è la trappola. Ah, possiamo usare la nuova abilità, bambini. Venite a dare una mano alla mamma. Anzi, una zampa alla mamma. E olè, perfetto, quindi ora posso passare. È stato prematuro, è stato sì, abbiamo rischiato decisamente troppo. Non lo faccio più, papà, non lo faccio più. Mi sono spaventato. Che è stato? Che è stato? Sei un colpo d'arma da fuoco? Che stanno facendo? No, i maledetti banditi. Occhio al cane, occhio al cane. No, si sono messi a sparare i rifugiati. Era il tizio che suonava. Era il tizio che suonava, ma come? Ho capito che non suonava benissimo, però... Sai che c'è... C'è qualcuno che ci sta dando la caccia? Allora, vediamo se c'è il prossimo punto di interesse da questa parte. Oh, c'è un pollo! Perché c'è un pollo, porco cane? Allora, vediamo di segnarci intanto la zona. Ottimo, così il signore non verrà a starciarci la ciolla. Ciao, amico pollo! Prendete pollo, prendete pollo, prendete... Prendete pollo, prendete pollo! E che cocchio, bambini! Ma vi devo sempre dire tutto io! Perché si sono messi a sparare i rifugiati? Ma porco cane, non ho capito se sono i banditi o le guardie della fabbrica della Necocorp, lì come cocchio si chiama. No, la Necocorp era su cosa, scusate. Si vede che mi manca Stray. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere il gioco col gatto che si chiama Stray. S-T-R-A-Y. Gioco bellissimo, piccolo capolavoro, porco cane. La Necocorp. Tasso, ciao! Come sei, di umore variabile quest'oggi? Però ci ho portato da mangiare, non ti piglio più per il culo. E io che faccio con pollo? Bambini, io ho portato pollo per cena. Perché quando la mamma porta il pollo non lo vuole nessuno? Ho capito che non lo cucino bene. Però ci sono rimasta malissimo. Potremmo anche andare a dormire così e tanti saluti. È rischioso, però è inutile gironzolare. Come va? Tutto bene? Guarda il bambino come se mangia pollo. E voilà, la barretta è ritornata super tantissimo. Tasso, ma te che cocchio magni, peraltro? Ma non gliel'ho neanche chiesto, stato cielo, che gli offro una pizza, qualcosa. Oh, ma sto franchino, me lo dite dove cocchio è finito?
Buono signori, io direi che per questa prima parte ci possiamo fermare qua. Sì, lo so, ovviamente il video dura meno del solito. Ho cercato di fare il 50% da una parte e il 50% della durata del video nella seconda, che uscirà questa sera, domenica 31 luglio 2022, meglio precisare. Quindi siate pazienti. Non perdetevelo perché sarà un episodio veramente incredibile, che colpisce dritto al cuore. Quindi allora, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete anche voi sbranati male male dai cani. Che sfiga. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!